Ma ah, metto sul volo il professore, ve ne prego! Perché? Stanno zitti! Perché stanno pensando, abbiamo già salvato le donne, cosa ci serve a salvare un vecchio pelato? Meraviglioso! Ma chi è questa? Dovete salvare il professore! No! Silenzio! Il carisma di Kitty! Sì, stanno pensando di prendere contro il possesso della scuola. Oppure stanno pensando che boccia qui. No! Si può cadere! Eh? Attenzione, la trappola di Golden Axe funziona anche qui! Aspetta, allora si possono... Io farei un round solo di E urlano tantissimo. Hanno tutti la stessa voce quando cadono, tra l'altro. Io farei un round Aspetta, solo di butto anch'io. Allora, facciamo piatta pulita e poi ci buttiamo giù, ok? 3, 2, 1, giù! No, ho sbagliato il salto, scusate. È troppo bello come urlano. Ci vorrebbe l'urlo, quello di tutti i film di Steven Spielberg, chiamato con il Williams Scream. Oppure la caduta di Pippo. Io devo ancora capire cosa sono. Sono mutanti di mutanti. Sono i vermi della sabbia mignon. Quanti esci? Mamma mia. Ma non potevano fare una strada unica o delle scale? Oh, chi è? Questa è... Come si White... chiama? White... No, o è Dagger? No, è... White qui la... Lei! Ditecelo voi. No, che poi ci dicono, non conoscete niente. Esattamente. Ad esempio io ho l'addizione. Io ce l'avevo come personaggio nelle miniature degli X-Men. È un exogino. L'exo Gino, che prima si chiamava Gino, quindi prima si chiamava Gino. L'exo Gino, anche questa è una battuta che chi non segue la VBA forse non capirà. Però. Ma soprattutto, cos'è la VBA? L'ho pubblicizzata nel mio canale. No, altri nemici. Adesso tornerò indietro. I miei utenti, ma non forse sei miei, i miei cari visitatori, conosceranno sicuramente la VBA perché l'ho pubblicizzata nel mio primo blog. E in caso la trovate sotto nel canale. Ma vedete che gli salto agli stivali? Fatemi sotto, marrone. I miei ricordi quando all'epoca si poteva dire senza essere presi per ridicoli, ti do un pugno sul grugno. Pugno sul grugno. Grande linguaggio degli anni 80-90. Attenzione che c'è un altro buco! E potremmo cadere anche qua. Sì! Esattamente! Notare che il terzo player chi è? È io. Sei pieno di speciali da poter utilizzare quando hai poca energia. Ma quindi è un altro tipo di supermossa o è sempre quella? No, è sempre la stessa, però posso farla senza prendere energia. No, la tua è fortissima. Sostanzialmente prima, quando non hai abbastanza energia, quando non avresti abbastanza energia per... Sì, usi quella per... Usi quelli buoni. Ecco. Oh, finalmente una sentinella a grandezza del cielo. Cosa cavolo sono questi? Sono, avete presente gli quelli delle i clown delle molle, il clown a molla di una volta? Sì. Ecco, sono come se era un mitragliatore. Se ve lo ricordate, uno dei boss finali di Punisher. Esattamente. È vero. Non sono i Jack in a box, ma sono i Jack o una car armata. Jack on a tank with a rifle. And diamonds. And diamonds. Oh, da quando in qua Juggernaut ha un bazooka? Qualcuno me lo spieghi. Non l'ha mai avuto nella storia. Mai avuto. Scoprato dalle edizioni italiane chiamando il fenomeno, quando Juggernaut vuol dire tutt'altra roba. Esatto, e soprattutto non è brasiliano e pelato. Mamma mia, che brutte cose. No. questa è un'altra battuta per cui verrò schernito da tutti. E perde il casco! Che bell'uomo! Inaudita violenza! E Ralph Malfa di Happy Days. Non dovrebbe essere debolissimo quando senza casco. No, se avessimo il signor Xavier avremmo già vinto. Comunque è Ralph Malfa di Happy Days. O Ricky Cunningham, perché aveva la stessa pettinatura. Picchiatelo, l'ho buttato a terra! Sembra un po' la voce di Volper, quella che ho fatto. Sono molto fiero di me. Cioè, un bazooka e continua a prenderci a spallate. E a pugni. E attenzione, E il bazooka è sparito. E potremmo fregarti l'armatura, ma non lo facciamo. Anche da qua, sì dai, normale amministrazione. Not that mutant power can be used only when energy indicator... Esatto. Seguiamo il dottor Xavier finalmente. In una piramide! Ma tra l'altro non l'abbiamo salvato a niente. In realtà no, è mistica. Mistica.
Che che boccaloni che siamo. Oh. Io sono sparito, morite da soli. Ah no. Ah ok, ti sei salvato. Cioè, perché hai fatto quel teletrasporto? È perché io non salto. Move on! Bello che questo non è un gioco a tempo, quindi ci si presenta e ti stanno prendendo in giro. Oh, anche qua hanno finito i colori per le sentinelle, quindi anche qua le sentinelle bianche. Secondo me si le... Ecco. Ok. Anche le sentinelle fanno quell'urlo meraviglioso cadendo, quindi lanciamo più gente possibile. Anche le sentinelle nel loro piccolo si incazzano. Esattamente. Schivata. Ecco, giusto per... Che bello, senta, ovviamente fatta apposta che così non vedevamo i lanciafiamme. Mi hai fatto andare un uso di super potere. No, in realtà mi hai dato una legnata incredibile. Mentre me. Tanti calci. Ma soprattutto la ciclope che tiene fronte a tutti. Ciao, anche. Ma sta ancora facendo. Metti buttate. Anche a me. Avevo caldo. Dove sono? Qua. Lanciateli! Ci provo però. Sì, oh, un po' la cosa brutta di questo gioco è che non possiamo decidere dove lanciare le persone perché. Ma lanciano a caso. Sì. Diciamo la tipica licenza, il tipico gioco su licenza che se non fosse per la licenza non sarebbe un gioco apprezzato. Esattamente. Probabile. Se fossero l'avventura di Gianfrullino Melfuffa, a quest'ora non... Grande ritorno di Gianfrullino Melfuffa. A quest'ora non staremmo parlando di questo gioco con le io adesso voglio. Che ricordiamo, se fosse un X-Men, Gianfrullino Melfuffa avrebbe il potere dell'invisibilità permanente. The Adventure of Gianfrullino Melfuffa. Come dici, ci sono mille pyro. Che urlano! Urlano tantissimo. Sono ancora le come si dice, le illusioni di mistica? No, secondo me la tecnica di Naruto Uzumaki è la tecnica superiore della moltiplicazione dell'imbecillità. Dei panni dei pesci. Nel frattempo, diamoci dentro. Sono dei Terminator anni 90 su dei carri armati, con le molle. Che non ti sparano nemmeno, ti tirano col calcio del fucile. Dei cretini di dimensioni abominevoli. Ma non è che se picchi prima quello azzurro muoiono tutti come Metal Slug? Sì, come, esatto, come se picchi al primo della fila. E soprattutto se ne sconfiggi una serie, come negli sparatutto aerei, non ti danno il power up. Ah, ricordiamo che questo gioco non ha power up, ecco, sì, fino adesso non abbiamo trovato casse. Non è neanche uno. E nemmeno un panino, un budino. Un budino. Una cassa di legno. Una alabarda in una cassa un, cos'è che avevamo trovato? Un'aragosta in un bidone del gasolio. Cosa succederà qui? Ci sono delle statue vive con dei colori ignobili per l'Egitto di un tempo. Esatto. Anche delle armi molto brutte, devo dire. Erano decisi se sono delle peggiori. Io sono un amante delle falci, ma queste sono le peggiori falci dall'epoca. Di non so chi. Sono dei denti. Si vede anche l'ultimo che. Anche questo è giallo. E se ne rimarrà sempre qua. Perché. No, non funziona però. Pensavo il trucco di continuare a picchiare contro il muro. Il trucco del fastidio. Io continuo a prendere gli appugni nei maroni. Tanto cominciano a essere a oscillare tutti quanti. Oh, uno l'abbiamo distrutto, oscillare. Sì. A lampeggiare e anche l'altro esploderà. E l'ultimo potrebbe non ricordiamo durare. Che sono state di sabbia, ovviamente esplode. La sabbia, una volta che viene sbattuta ripetutamente a terra, esplode. Quindi esatto. Mi raccomando, ragazzi, gioco dell'estate. Fate dei castelli di sabbia. No, ricordiamo che questa è una citazione di Minecraft, dove la TNT si fa proprio con la sabbia. E anche qua abbiamo fatto un'impresa incredibile, dovremmo festeggiare, invece non ce ne può fregare di meno. Ok, ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye. Sì.